Io credo di amarti. L'ENI è una sigla che sta a indicare l'ente nazionale idrocarburi. È un ente di diritto pubblico che è stato istituito con la legge del 10 febbraio 1950. Peccato insomma per la tragedia che ha coinvolto il cane della vicina del nostro uomo. Ma passiamo alle buone notizie. Quest'estate infatti si terrà la Route Nazionale Scout 2014 che vedrà coinvolte tutte le branche RS d'Italia. Tutti i clan e i noviziati d'Italia svolgeranno infatti un capitolo che li porterà sulle strade di coraggio. Vi presentiamo ora il lavoro svolto dalla comunità di Codroipo e del Cormor. E passiamo quindi la linea alla nostra inviata. Ciao Annalisa! Ciao Chiara, grazie della linea. Sono qui in procinto di incontrare uno dei rover che ci esprimerà il suo parere riguardo al loro lavoro svolto. Ciao William! Salve! Che tipo di strada avete scelto? We chose the most difficult but also the most interesting way. It was the bravery of being the last ones. We decided it and we started this challenge. Okay, come avete deciso? We just sat down one day and stayed there until we get to an answer. There were many possibilities and it was a long struggle. But in the end we decided the way we liked at most. Ora passiamo alla prossima intervistata. Ciao Sintayu, come avete svolto il vostro capitolo finora? And the Nish Denallu. Side is Sips and Zowarale. E Yeko Droipo Club Man. Xavier Legne e Shkondo la Fokaranalala. Shin de Chkala Furana la Shenye. Awanakala Chumenya. La Dish Tini Koko. Karashini. And Xavier, Chonakov, Alashin, Menugena. Infine un'ultima intervistata. Ciao Elisa, dici che intenzioni avete per il futuro? In realtà non sappiamo bene neanche noi, stiamo pensando di organizzare degli interventi sul territorio, alcuni mirati a sensibilizzare la comunità, alcuni ad aiutare gli immigrati o gli enti che se ne occupano. Bene, io ringrazio tutti gli staff per la disponibilità lì nello studio. Passiamo dunque la parola al nostro presentatore meteo che ci esporrà le previsioni per i prossimi giorni. Grazie per essere stati con noi, seguite la nostra edizione a mezzanotte. Arrivederci. Buongiorno a tutti, nei prossimi giorni il sud Italia sarà prevalentemente soleggiato. Il nord invece sarà colpito da violenti equazioni, ad eccezione del Friuli, su cui splenderà un caldo sole.